sta presentando in legge di bilancio anche degli emendamenti che riguardano il personale cosiddetti in organico COVID. Organico COVID che è stato istituito proprio per aiutare le scuole autonome per rispettare le norme sul distanziamento sociale, ma anche per garantire il diritto alla sezione degli alunni. Organico COVID che però, ancora una volta, ha dei diritti in meno. Stiamo parlando di 70.000 docenti ATA che in primo luogo non hanno avuto gli stipendi pagati e alcuni da mesi lavorano nelle nostre scuole e ancora non sono pagati. Abbiamo chiesto al Ministero, abbiamo sollecitato e ci è stato risposto che finalmente entro il 15 dicembre potranno ricevere gli stipendi, e poi però questi stipendi comunque non sono uguali a quelli dell'altro personale supplente al 30 giugno o 31 agosto di ruolo. Perché? Perché manca una voce specifica che è prevista dal contratto, che è la retribuzione professionale dei docenti, o RPD che si legge nel cedolino, o se fossero ATA, quella CIA, che è il contributo sul individuale accessorio. Sono degli elementi che portano gli stipendi da 80 a 160 euro in più di aumento al mese. Per ANIF questo è fondamentale, quindi chiunque avrà la conferma che purtroppo non riceverà questa indennità deve per forza ricorrere in tribunale per avere riconosciuto questo diritto. ANIF è pronta con i propri studi legali a fare questi ricorsi gratuiti, perché i diritti dei lavoratori non si barattano, non esistono lavoratori di serie A, di serie B, in organico COVID, in supplenza breve, annuale, devono essere tutti trattati allo stesso modo, questo ce lo dice l'Europa. Quindi siamo pronti a portare avanti questa battaglia nuova, perché l'organico COVID si trasformi in organico di diritto. Questa è la battaglia che facciamo parlamentare, ma poi faremo la battaglia nelle aule giudiziarie, perché tutti questi, oltre ad essere pagati, siano pagati come tutti gli altri colleghi che insegnano come supplenti annuali oppure sono di ruolo.